4 Legurot Cobra, Gaetano Carro, 5 Loverman, Battista Congiu, 6 Louisiana Noff, Fabrizio Nogara, 7 Lemmy Griff, Pino Schettino, 8 Links Dani, Marcos Morgon. Non è a rete Links Dani. Si ritrae Legurot Cobra. Allo stacco è veloce ma sbaglia Lapislazzo. Di dentro Luterdasolo prova a contenere Loverman che prende mezza di vantaggio ma arriva la curva. Luterdasolo prova a rientrare al rivale, vi riesce. Lo strappo dei 200 metri in 13,8. Luterdasolo è già leader così nei confronti di Lemmy Griff che è rientrata a Loverman che prova a scendere in terza posizione la corda. Vi riesce dopo 300 accodandosi avanti a Louisiana Noff e Legurot Cobra. Di fuori avanza Links Dani. I primi 400 in 29,4. Leader Luterdasolo in una lunga fila indiana rotta da Links Dani che avanza con decisione e dopo 5,50 arriva a tiro del battistrada. I primi 600 se ne vanno così in 45,4, 31,6 dopo lo strappo. Aveva provato a riprendere in mano Pietro Gubellini, adesso glielo impedisce per un po' Marcos Borgon che è arrivato di fuori con Links Dani. Quando siamo sulla seconda curva, si arriva verso la metà gara, il parziale di Luterdasolo in 31,1, 1 minuto e 5 decimi la metà gara. Luter ha respinto per adesso Links Dani, seconda sotto è Lemmy Griff, quindi Loverman e Louisiana Noff. Finisce la seconda curva, si imbocca la retta opposta alle tribune, si arriva al chilometro. Luterdasolo vi transita in 1,14,9, 29,4 dal palo sulla metà retta opposta. E ancora lì Links Dani che prova a scendere avanti a Lemmy Griff, ma si getta di galoppo per i problemi meccanici che aveva segnato negli ultimi 100 metri. In bocco dell'ultima curva, Luterdasolo isolato in avanti, il parziale in 28,4, 1, 28,9, 3 quarti di miglio. Luter a 3, abbondante di vantaggio su Lemmy Griff, che è l'unica nei suoi paraggi. Gli altri fanno un'altra corsa, sono anche rimasti solamente in due. Si va verso l'ingresso della retta d'arrivo con Luterdasolo che fa velocità perché non ha più avversari da contrastare. Luterdasolo a 150 dal palo continua a far passare i metri mentre Lemmy Griff è in una sua dimensione al secondo posto. Dietro lottano per il terzo Loverman e Louisiana Noff. Luterdasolo arriva al palo a tempo di record per lui, 29,4 gli ultimi 400 portano il totale a 1,58,3. La media 1,13,9, la vittoria netta di Luterdasolo, il triplo di Pietro Gubellini, raddoppio da trainer per Eric Bondo. Mai nessuno è successo in questo modo, no, in realtà non è. Quella che si può entrare nel frame tre mattine a fare, come dico, il campionato belga di Castelluccio, economicamente è simile, perché